Eccoci qua, buonasera. Accendiamo la candela, come in ogni buona meditazione. Vabbè, la mettiamo qui. Ed eccoci, anzi, andiamo di qua, così la possiamo avere più vicino a noi. Allora, intanto vediamo chi ci raggiunge questa sera. Ciao Gerry e ciao Monica, ciao carissimi. Allora, vediamo un po'. Mi sono sistemata? Sì, più o meno. Allora, vediamo. Ciao Palumbo. Ciao Gerry. Vediamo un po' questa sera di fare qualcosa che ci possa aiutare per andare avanti in questa situazione abbastanza strana che stiamo vivendo tutti quanti. Intanto io vorrei dirvi che non c'è, scusate che tolgo un momento un rumore, che non c'è nulla di negativo, a parte ovviamente la cosa pratica che riguarda tutte le persone che stanno male e via dicendo, in questo processo. Ok, perché se lo guardiamo, ciao Paola, Aurora, ciao Silvia, ciao Sole, ciao Carlotta, Glorietta, ciao Cinzia, Chicca la migliore, ma guarda che belli questi nomi. Bellissimi, grazie. E, dicevo, non c'è niente di male in questo processo perché, come immaginate, fa parte di un piano evolutivo anche non solo della Terra, ma anche dell'essere umano. E spesso dico e ripeto, ci vuole un po' di dobbiamo metterci un pochino più in alto, no? Come se fossimo spiriti che guardano la terra, anime che guardano la terra e appunto pensano come si fa a fare, no? Questo cambio di era, questo cambiamento così tanto importante ed enorme a persone che sono così invischiate in uno stile di vita totalmente basato solo su tutto ciò che è economia, no? E se non lo capiamo, prima o poi qualche altra maniera la trovano, no? Per farcela capire. Comunque, stasera non è di questo che parlavamo, che parliamo. Volevo fare questa meditazione che alcuni di voi ovviamente conoscono perché la fanno con me in altre occasioni. Ciao Bier Giorgio, ciao a tutti. Scusate che non dico ogni nome, ma vi vedo. Adesso siamo già tanti e quindi possiamo iniziare con questa meditazione. La meditazione che faccio, alla quale ho pensato questa sera è un po', siccome spesso le meditazioni risultano abbastanza pesanti a tante persone, no? E quindi io vorrei fare invece una meditazione che sia abbastanza allegra. Per quello ci mettiamo dei colori, no? Perché i colori comunque rendono sempre tutto un po' più bello, un po' più allegro. Allora, questa meditazione si chiama Meditazione, il Tempio dei Sette Saggi. E ciao ragazzi, guardate, scusate, sembra che ho visto perché ogni tanto guardo di qua di là che non vedo male, chi è che scrive? Ciao a tutti. E questa meditazione. In realtà ero un po' indecisa su se dirvelo o no, però ve lo dico perché così almeno riuscite a fare un lavoro un po' più profondo probabilmente. Allora, le persone che sono abituate a meditare possono anche, devono meditare a occhi chiusi, ma possono avere anche carta e penna alla mano perché mentre meditano possono annotare delle piccole cose, colori, nomi, qualsiasi cosa che vogliono, piccole note, diciamo. Invece, se volete rimanere rilassati, tanto godetevi questo momento tutto per voi, anzi inizio perché sono le 21:06, altrimenti non abbiamo tutto il tempo che volevo dedicare a voi. Allora, parleremo questa sera in questa meditazione di chakra. Voi sapete che nelle meditazioni, nelle ipnosi che facciamo, in qualsiasi lavoro di questo genere, andiamo ad aprire una connessione anche con l'inconscio. E quindi dovete sempre tenere in considerazione che tutto ciò che arriva dall'inconscio è sotto, non tutto, ma insomma quasi, è sotto forma di metafore, di simboli. Quindi qualsiasi cosa deve essere letta in tantissimi altri modi, non solo nella maniera più diretta e normale. Come
Comunque, andiamo avanti. Allora, come saprete, se non lo sapete ve lo dico, ogni chakra ha la massima capacità di assorbimento di un colore specifico. E il colore in realtà che cos'è? Il colore è una vibrazione energetica che influisce sul nostro corpo fisico, mentale ed emozionale. E c'è una corrispondenza specifica tra i centri energetici, cioè i nostri chakra, e i colori. Secondo per esempio la medicina Ayurveda, che voi sapete, insomma, io sono molto vicina all'Ayurveda, i colori possono agire per ristabilire l'equilibrio dei centri energetici, perché l'energia dei colori agisce sui chakra a tantissimi livelli, per esempio a livello di vestiti indossati, di cibo che mangiamo. Per esempio, quando ci vestiamo la mattina, lo dico spesso, a volte alcune persone dicono: oggi mi volevo tanto vestire di giallo, no, mi sono messa una cosa nera. No, ti dovevi vestire di giallo, perché la nostra intuizione ci dice qual è il colore che va bene quel giorno per riequilibrare la nostra energia generale. Quindi seguite sempre la vostra intuizione. In più c'è, la conoscete tutti, la cromoterapia, che ha un effetto sul cervello, mediante che cosa? L'ipotalamo. Che fa questo? Ipotalamo regola e controlla le ghiandole endocrine, quindi anche i centri energetici dell'uomo, associati al sistema nervoso autonomo, alla regolazione degli organi, e tutto è tutto collegato. E quindi i colori hanno un effetto enorme su di noi, ok? E qualsiasi disfunzione che accada nei chakra poi colpisce anche le ghiandole e gli organi corrispondenti. Scusate che poi io mi leggo, faccio, eccetera, faccio tutto insieme. Scusate, perderò ogni tanto qualche cosa. Ciao Anilei, ciao a tutti, vi vedo tutti. Ciao Silvietta, grazie di tutto, grazie ancora dello spazio che ci date. Grazie ancora. Allora, dicevo che una disfunzione si nota immediatamente nella rotazione dei chakra quando c'è questo disequilibrio. E oltre a non catturare l'energia per quell'area, la corrente di energia, non solo quello, ma fluisce anche fuori dal corpo attraverso il chakra stesso. Quindi interferisce con il metabolismo degli organi che sono correlati al chakra medesimo. Quindi, per bilanciare un determinato chakra, che facciamo? Una delle cose più facili, utilizziamo il colore corrispondente ad esso. Però vorrei che, se voi sapete quali sono i colori dei chakra, non vi facciate poi, non facciate durante la regressione, tanta l'abitudine con le regressioni, durante la meditazione, non facciate un'associazione proprio mentale della mente cosciente. Lasciatevi proprio andare, come sempre, perché lì c'è il grande lavoro, ovviamente. Quindi dicevo, che facciamo? Utilizziamo il colore che corrisponde al chakra stesso e facciamo tornare le ghiandole e gli organi al loro stato originale di salute. Come possiamo fare? Con tantissimi metodi, nel senso, anche se non ci sono io a fare una meditazione o qualsiasi persona che possa fare per voi una meditazione, potete anche utilizzare per esempio i cristalli che armonizzano i chakra. Quindi li potete appoggiare all'altezza di ogni chakra. Pietre, cristalli, qualsiasi cosa che abbia però quel colore. E addirittura gli indiani, no? Sì, gli indiani, gli egiziani stasera, gli egiziani dicevano che le pietre contengono la pura tonalità di colore. Quindi, insomma, veramente sono di grande aiuto. Quindi utilizzate le pietre se ce l'avete, che hanno un effetto terapeutico simile a quello dei colori nella cromoterapia. E questo trattamento si può utilizzare anche in remoto, cioè a distanza, visto che tanto adesso siamo tutti confinati dentro casa e non possiamo fare tanto, anzi niente, fuori. Però è una grande cosa perché possiamo finalmente tutti comprendere meglio la potenza di un lavoro fatto a distanza, che è veramente incredibile. Noi l'abbiamo sempre utilizzato, l'avrete sentito tutti, no? Guarire a distanza, mandare a distanza, healing a distanza, e quello è, voglio dire, tanto ormai è meglio cercare di abituarsi, no, a quelli che sono i tempi, almeno per ora. Poi vedremo. Però possiamo usare anche, a
se non abbiamo pietre, eccetera, eccetera, possiamo usare la visualizzazione, che è un potentissimo strumento della nostra mente. Quindi, quando io dico però visualizzare, perché non tutti possono visualizzare realmente, non sanno bene cosa significa, quindi poi non dice, ah, io non vedo niente, no. Però, comunque, io intendo percepire in qualsiasi modo, con qualsiasi senso, quel colore che ricordate è vibrazione, quindi potreste sentire anche solo una vibrazione. Ok, siamo pronti? Vediamo un po' se c'è qualche domanda. Ciao, 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 ciao a tutti. Ok, allora, questa sera vi dedico questa bellissima, secondo me, meditazione dei sette savi o sette saggi. Ovviamente non vi spiego tutto perché ovviamente altrimenti la vostra mente conscia inizia a sedersi al posto di comando, come al solito, no? Però comunque vedrete che dovrete visitare più piani, proprio un piano, come i piani di un palazzo, no? E ogni piano è un chakra. Partiamo sempre dal basso e andiamo sempre verso l'alto, quindi dal primo chakra verso l'ultimo chakra. E desidererei che quando io vi chiederò il colore che vedete, vi lasciate andare, come ho detto prima, e capiate di quale colore, che capiate qual è il colore che state guardando, che state vedendo, percependo in quel piano dove siete. Poi, nel caso non fosse uguale, cioè fosse differente a quello che io vi dirò dopo, qual è il colore da mettere, se voi percepite che quel colore che io vi dico è giusto, allora ve lo ponete. Se invece pensate che volete continuare con il colore che avete visto voi, continuate con il vostro colore, ma fate delle prove, diciamo così. Quindi abbiamo detto che su un foglio chi è abituato a meditare, non fa alcuna fatica, eccetera, può scrivere sempre rimanendo occhi chiusi i colori che percepisce per primi. Ok? Ok, allora adesso mi dispiace non avere musica mia da poter mettere. Però voi a casa la potete mettere, se volete. Sedetevi tranquillamente, tranquillamente. Mi raccomando, comodi. Ciao Lady, ciao a tutti. Ciao Katia. Allora, aspetto solo che vi muoviate, vi mettiate comodi. Allora, allentate i vestiti stretti se ce li avete e chiudete gli occhi iniziando a respirare lentamente. Gli occhi rimangono chiusi durante tutta la sessione. Iniziate a respirare profondamente e a porre la vostra attenzione sulla respirazione, che deve essere profonda e regolare. Mettete la vostra attenzione sui vostri piedi, muoveteli proprio, flettete i piedi e le dita dei piedi verso l'alto. Contiamo fino a 5, 1, 2, 3, 4, 5 e rilassate, così facciamo pure ginnastica, visto che non possiamo uscire e camminare. Adesso mettete la vostra attenzione sui polpacci. Tendete i polpacci contraendoli e rilassateli. Adesso la stessa cosa la facciamo con le cosce. Stendete le gambe, sollevatele lentamente verso l'alto, così che i muscoli delle cosce possano entrare in azione. Qualche secondo in tensione le cosce, i muscoli delle cosce e distendete.
Adesso tutta l'attenzione deve andare sull'addome. Incavate l'addome, portate i muscoli della pancia sotto la gabbia toracica. Tenete. E rilassate. Adesso l'attenzione va sul torace, la schiena. Fate un respiro profondo, gonfiate il torace, trattenete il respiro per 5 secondi. E poi rilasciate respiro e muscoli. Adesso poi spalle in avanti, poi indietro, tenete un po' in tensione, qualche secondo e rilasciate tutta la tensione. Sul collo, spingete il punto verso il petto, poi spingete la testa indietro. Rimanete 5 secondi e tornate alla posizione originale. Adesso mettete la vostra attenzione sul viso, stringete i denti e stirate le labbra come in un sorriso. 1, 2, 3, 4, 5 e rilassatevi. Attenzione sugli occhi, chiudete forte, forte, forte gli occhi. E rilassatevi. Adesso attenzione sulle braccia. Stendete le braccia, forte, 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 cercando di arrivare a toccare questo cuore che non c'è. Rimanete 5 secondi e poi le rilassate. Adesso attenzione sulle mani. Mani, forte, forte, forte. E poi allargare al massimo le dita. State 5 secondi. E poi tornate alla posizione originale. Adesso di nuovo la vostra attenzione sul respiro. Con ogni respiro diventate coscienti dei ritmi naturali del vostro corpo e delle sensazioni di comfort che si sviluppano. Tra poco farò un conto alla rovescia da 10 a 1. Quando arriverò a 1, vi troverete in un vasto spazio in mezzo alla natura. Attorno a voi c'è vegetazione e in lontananza potrete vedere. Eccoci qua, buonasera. Accendiamo la candela, come in ogni buona meditazione, vabbè, la mettiamo qui. Ed eccoci, anzi, andiamo di qua, così la possiamo avere più vicino a noi. Ecco qua. Allora, intanto vediamo chi ci raggiunge questa sera. Ciao Gerry e ciao Monica, ciao carissimi. Allora, vediamo un po'. Mi sono sistemata? Sì, più o meno. Allora, vediamo, ciao Palumbo, ciao Gerry, vediamo un po' questa sera di fare qualcosa che ci possa aiutare per andare avanti in questa situazione abbastanza strana che stiamo vivendo tutti quanti. Intanto io vorrei dirvi che
E non c'è, scusate che tolgo un momento, un rumore, che non c'è nulla di negativo, a parte ovviamente la cosa pratica che riguarda tutte le persone che stanno male e via dicendo, in questo processo. Ok, perché se lo guardiamo, ciao Paola, Aurora, ciao Silvia, ciao Sole, ciao Carlotta, Glorietta, ciao Cinzia, Chicca la migliore, ma guarda che belli questi nomi. Bellissimi, grazie. E, dicevo, non c'è niente di male in questo processo perché, come immaginate, fa parte di un piano evolutivo anche non solo della Terra, ma anche dell'essere umano. E spesso dico e ripeto, ci vuole un po' di. Dobbiamo metterci un pochino più in alto, no? Come se fossimo spiriti che guardano la terra, anime che guardano la terra e appunto pensano come si fa fare, no? Questo cambio di era, questo cambiamento così tanto importante ed enorme a persone che sono così invischiate in uno stile di vita totalmente basato solo su tutto ciò che è economia, no? E se non lo capiamo, prima o poi qualche altra maniera la trovano, no? Per farcela capire. Comunque, stasera non è di questo che parlavamo, che parliamo. Volevo fare questa meditazione che alcuni di voi ovviamente conoscono perché la fanno con me in altre occasioni. Ciao Pier Giorgio, ciao a tutti. Scusate che non dico ogni nome, ma vi vedo. Adesso siamo già tanti e quindi possiamo iniziare con questa meditazione. La meditazione che faccio, alla quale ho pensato questa sera è un po', siccome spesso le meditazioni risultano abbastanza pesanti a tante persone, no? E quindi io vorrei fare invece una meditazione che sia abbastanza allegra. Per quello ci mettiamo dei colori, no? Perché i colori comunque rendono sempre tutto un po' più bello, un po' più allegro. Allora, questa meditazione si chiama Meditazione il Tempio dei Sette Saggi e ciao ragazzi, guardate, scusate, sembra che ho visto Arthur, perché ogni tanto guardo di qua di là che non vedo male, chi è che scrive? Ciao a tutti e questa meditazione in realtà ero un po' indecisa su se dirvelo o no, però ve lo dico perché così almeno riuscite a fare un lavoro un po' più profondo probabilmente. Allora, le persone che sono abituate a meditare possono anche, devono meditare a occhi chiusi, ma possono avere anche carta e penna alla mano perché mentre meditano possono annotare delle piccole cose, colori, nomi, qualsiasi cosa che vogliono, piccole note, diciamo. Invece, se volete rimanere rilassati, tanto godetevi questo momento tutto per voi, anzi inizio perché sono le 21:06, altrimenti non abbiamo tutto il tempo che volevo dedicare a voi. Allora, parleremo questa sera in questa meditazione di chakra. Voi sapete che nelle meditazioni, nelle ipnosi che facciamo, in qualsiasi lavoro di questo genere, andiamo ad aprire una connessione anche con l'inconscio. E quindi dovete sempre tenere in considerazione che tutto ciò che arriva dall'inconscio è sotto, non tutto, ma insomma quasi, è sotto forma di metafore, di simboli. Quindi qualsiasi cosa deve essere letta in tantissimi altri modi, non solo nella maniera più diretta e normale. Comunque, andiamo avanti. Allora, come saprete, e se non lo sapete ve lo dico, ogni chakra ha la massima capacità di assorbimento di un colore specifico. E il colore in realtà che cos'è? Il colore è una vibrazione energetica che influisce sul nostro corpo fisico, mentale ed emozionale. E c'è una corrispondenza specifica tra i centri energetici, cioè i nostri chakra, e i colori. Secondo, per esempio, la medicina Ayurveda, che voi sapete, insomma, io sono molto vicina all'Ayurveda, i colori possono agire per ristabilire l'equilibrio dei centri energetici. Perché l'energia dei colori agisce sui chakra a tantissimi livelli, per esempio a livello di vestiti indossati, di cibo che mangiamo. Per esempio, quando ci vestiamo la mattina, lo dico spesso, a volte
alcune persone dicono: oggi mi volevo tanto vestire di giallo, no, mi sono messa una cosa nera. No, ti dovevi vestire di giallo perché la nostra intuizione ci dice qual è il colore che va bene quel giorno per riequilibrare la nostra energia generale. Quindi seguite sempre la vostra intuizione. In più c'è, la conoscete tutti, la cromoterapia che ha un effetto sul cervello, mediante che cosa? L'ipotalamo. Che fa questo? Ipotalamo regola e controlla le ghiandole endocrine, quindi anche i centri energetici dell'uomo, associati al sistema nervoso autonomo, alla regolazione degli organi e tutto, è tutto collegato. E quindi i colori hanno un effetto enorme su di noi, ok? E qualsiasi disfunzione che accada nei chakra poi colpisce anche le ghiandole e gli organi corrispondenti. Scusate che poi io mi leggo, faccio, eccetera, faccio tutto insieme. Scusate, perderò ogni tanto qualche cosa. Ciao Anilei, ciao a tutti, vi vedo tutti. Ciao Silvietta, grazie di tutto, grazie ancora dello spazio che ci date. Grazie ancora. Allora, dicevo che una disfunzione si nota immediatamente nella rotazione dei chakra quando c'è questo disequilibrio. E oltre a non catturare l'energia per quell'area, la corrente di energia, non solo quello, ma fluisce anche fuori dal corpo attraverso il chakra stesso. Quindi interferisce con il metabolismo degli organi che sono correlati al chakra medesimo. Quindi, per bilanciare un determinato chakra, che facciamo? Una delle cose più facili, utilizziamo il colore corrispondente ad esso. Però vorrei che, se voi sapete quali sono i colori dei chakra, non vi facciate poi, non facciate durante la regressione, tanta l'abitudine con le regressioni, durante la meditazione, non facciate un'associazione proprio mentale della mente cosciente. Lasciatevi proprio andare, come sempre, perché lì c'è il grande lavoro, ovviamente. Quindi dicevo, che facciamo? Utilizziamo il colore che corrisponde al chakra stesso e facciamo tornare le ghiandole e gli organi al loro stato originale di salute. Come possiamo fare? Con tantissimi metodi, nel senso, anche se non ci sono io a fare una meditazione o qualsiasi persona che possa fare per voi una meditazione, potete anche utilizzare per esempio i cristalli che armonizzano i chakra. Quindi li potete appoggiare all'altezza di ogni chakra. Pietre, cristalli, qualsiasi cosa che abbia però quel colore. E addirittura gli indiani, no? Sì, gli indiani, gli egiziani stasera, gli egiziani dicevano che le pietre contengono la pura tonalità di colore. Quindi, insomma, veramente sono di grande aiuto. Quindi utilizzate le pietre se ce l'avete, che hanno un effetto terapeutico simile a quello dei colori nella cromoterapia. E questo trattamento si può utilizzare anche in remoto, cioè a distanza, visto che tanto adesso siamo tutti confinati dentro casa e non possiamo fare tanto, anzi niente, fuori. Però è una grande cosa perché possiamo finalmente tutti comprendere meglio la potenza di un lavoro fatto a distanza, che è veramente incredibile. Noi l'abbiamo sempre utilizzato, l'avrete sentito tutti, no? Guarire a distanza, mandare a distanza, healing a distanza, e quello è, voglio dire, tanto ormai è meglio cercare di abituarsi, no, a quelli che sono i tempi, almeno per ora. Poi vedremo. Però possiamo usare anche, se non abbiamo pietre, eccetera, eccetera, possiamo usare la visualizzazione, che è un potentissimo strumento della nostra mente. Quindi, quando io dico però visualizzare, perché non tutti possono visualizzare realmente, non sanno bene cosa significa, quindi poi dice: ah, io non vedo niente. No, però comunque io intendo percepire in qualsiasi modo, con qualsiasi senso, quel colore che, ricordate, è vibrazione, quindi potreste sentire anche solo una vibrazione. Ok, siamo pronti? Vediamo un po' se c'è qualche domanda. Ciao, 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 ciao a tutti. Ok, allora, questa sera vi dedico questa bellissima, secondo me, meditazione dei sette savi o sette saggi.
Ovviamente non vi spiego tutto perché ovviamente altrimenti la vostra mente conscia inizia a sedersi al posto di comando, come al solito, no? Però comunque vedrete che dovrete visitare più piani, proprio un piano come i piani di un palazzo, no? E ogni piano è un chakra. Partiamo sempre dal basso e andiamo sempre verso l'alto, quindi dal primo chakra verso l'ultimo chakra. E desidererei che quando io vi chiederò il colore che vedete, vi lasciate andare, come ho detto prima, e capiate di quale colore, che capiate qual è il colore che state guardando, che state vedendo, percependo in quel piano dove siete. Poi, nel caso non fosse uguale, cioè fosse differente a quello che io vi dirò dopo, qual è il colore da mettere, se voi percepite che quel colore che io vi dico è giusto, allora ve lo ponete. Se invece pensate che volete continuare con il colore che avete visto voi, continuate con il vostro colore, ma fate delle prove, diciamo così. Quindi abbiamo detto che su un foglio chi è abituato a meditare, non fa alcuna fatica, eccetera, può scrivere sempre rimanendo occhi chiusi i colori che percepisce per primi. Ok? Ok, allora adesso mi dispiace non avere musica mia da poter mettere, però voi a casa la potete mettere se volete. Sedetevi tranquillamente, tranquillamente. Mi raccomando, comodi. Ciao Lady, ciao a tutti. Ciao Katia. Allora, aspetto solo che vi muoviate, vi mettiate comodi. Allora, allentate i vestiti stretti se ce li avete e chiudete gli occhi. Iniziando a respirare lentamente. Gli occhi rimangono chiusi durante tutta la sessione. Iniziate a respirare profondamente e a porre la vostra attenzione sulla respirazione, che deve essere profonda e regolare. Mettete la vostra attenzione sui vostri piedi, muoveteli proprio, flettete i piedi e le dita dei piedi verso l'alto. Contiamo fino a 5, 1, 2, 3, 4, 5 e rilassate, così facciamo pure ginnastica, visto che non possiamo uscire e camminare. Adesso mettete la vostra attenzione sui polpacci, tendete i polpacci contraendoli e rilassateli. Adesso la stessa cosa la facciamo con le cosce. Stendete le gambe, sollevatele lentamente verso l'alto, così che i muscoli delle cosce possano entrare in azione. Tenete qualche secondo in tensione le cosce, i muscoli delle cosce e distendete. Adesso tutta l'attenzione deve andare sull'addome. Incavate l'addome, portate i muscoli della pancia sotto la gabbia toracica. Tenete, 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 tenete. E rilassate. Adesso l'attenzione va sul torace, la schiena. Fate un respiro profondo, gonfiate il torace. Trattenete il respiro per 5 secondi e poi rilasciate respiro e muscoli. Adesso e poi
spalle in avanti, poi indietro, tenete un po' in tensione, qualche secondo e rilasciate tutta la tensione. Sul collo, spingete tutto verso il petto, poi spingete la testa indietro, rimanete 5 secondi e tornate alla posizione originale. Adesso mettete la vostra attenzione sul viso, stringete i denti e stirate le labbra come in un sorriso. 1, 2, 3, 4, 5 e rilassatevi. Attenzione sugli occhi. Chiudete forte, forte, forte gli occhi. E rilassatevi. Adesso attenzione sulle braccia. Stendete le braccia forte, 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 cercando di arrivare a toccare questo qualcosa che non c'è. Rimanete 5 secondi. E poi le rilassate. Adesso attenzione sulle mani. Le mani. Forte, forte, forte. E poi allargare al massimo le dita. State 5 secondi. E poi tornate alla posizione originale. Adesso di nuovo la vostra attenzione sul respiro. Con ogni respiro diventate coscienti dei ritmi naturali del vostro corpo e delle sensazioni di comfort che si sviluppano. Fra poco farò un conto alla rovescia da 10 a 1. Quando arriverò a 1, vi troverete in un vasto spazio in mezzo alla natura. Attorno a voi e in lontananza potrete vedere